Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo qui per un nuovo aggiornamento della nostra Gyrus Film Challenge. Un aggiornamento un po' diverso dal solito, non 7 film ma 5. Questo perché ora con l'approssimarsi dell'estate probabilmente la calendarizzazione della challenge in genere cambierà un po'. Quindi intanto vi beccate questi 5 film e prima di quando sarebbero dovuti arrivare vi beccherete probabilmente altri 5 film, ok? Ora però, prima di partire con questa nuova puntata, ci tengo a dire una cosa, ossia a nominare un altro canale, il canale Robert Tux. Perché lo sto nominando? Perché anche questo canale sta portando avanti la Gyrus Film Challenge, proprio con dei video, degli aggiornamenti che si chiamano Tux vs Gyrus Film Challenge. Quindi vi invito a ovviamente andare a finire anche sul suo canale, a sentire un po' anche che film vi propone lui, perché poi solitamente porta delle selezioni di film molto originali, molto poco conosciuti in alcuni casi, o almeno dal sottoscritto. Ovviamente vi metto tutti i link in descrizione e anche nelle schede. Ora però vediamo di partire con la nostra challenge, ma prima di farlo ovviamente dobbiamo mandare la nostra sigla. Eccoci ragazzi, prima di partire con i nostri 5 aggiornamenti, ci tengo a dire che oggi sarà una puntata parecchio veloce, perché fondamentalmente sarà una puntata un po' su grandi registi, potremmo dire, o sulla storia del cinema. E sinceramente io penso che su certe cose io vi possa dire relativamente poco, o comunque vi voglia dire relativamente poco, anche perché buona parte delle cose che vi dovrei dire sono quelle ovvie. Alcune le dirò, altre no, e ci tengo a dire che proprio per questi film, per cercare di dirvi qualcosa facendo un discorso che abbia un senso, ho cercato di posizionarli ancora una volta non in ordine di gradimento, perché sono tutti film che mi sono piaciuti molto o comunque hanno fatto la storia del cinema e quindi va da sé che vanno visti. Io approfitto della Gyrus Film Challenge per recuperare delle mancanze che per altri motivi, magari perché la watchlist è sempre lunghissima, magari per altri motivi, non avrei recuperato o avrei recuperato magari molto più avanti, chissà. Innanzitutto però, primo film di oggi, in quinta posizione, tra virgolette, abbiamo un film con protagonisti non umani. Il film è Fantastic Mr. Fox. Non avevo visto questo film perché l'estetica non mi prendeva. Vedevo il trailer e avevo visto stop motion più fluide. E quello per me è sempre un limite quando vedo davanti a me una stop motion che mi sembra un po' troppo scattosa. E niente, ragazzi, sbagliavo totalmente. Fantastic Mr. Fox, quando l'ho visto, intanto ha dentro tutto ciò che è di delizioso sa fare Wes Anderson. Quindi, al di là della costruzione delle immagini, sempre esteticamente molto gradevole, proprio la dolcezza, le intuizioni strampalate, diciamo così. Tutto quello c'è dentro Fantastic Mr. Fox e già per questo vale la pena vederlo. Oltre questo, proprio la storia è estremamente deliziosa, le intuizioni al suo interno, è tutto davvero squisito. Quindi questo rientra in uno dei tanti film che per anni non ho visto perché a pelle non mi ispiravano e come spesso capita, quando poi li vado a vedere, dico: lo dovevo vedere anni fa, ho fatto proprio male. Di che parla rapidamente, poi passiamo al prossimo. Fondamentalmente la storia di Fantastic Mr. Fox, perché ha come protagonisti non umani? Perché si parla prevalentemente di animali. La narrazione ruoterà attorno a vari animali del bosco. Nel dettaglio, in questo caso, come Mr. Fox può far intuire, si parla prevalentemente, ma non solo, di volpi. Questo perché il re, sì, stavo dicendo l'attore, ragazzi, il personaggio principale è una volpe e noi vediamo questa volpe insieme alla sua compagna che stanno scappando dopo aver preso dei colombacci, essere entrati in un colombaia, si dice così, aver preso dei colombacci, stanno scappando, finiscono in una trappola per volpi e Felicity, la compagna di Mr. Fox, gli dice: "Guarda, ho una confessione da farti, sono incinta e questa vita è troppo pericolosa per una famiglia, quindi ti chiedo, se mai usciremo da questa gabbia, di abbandonare la vita da ladro." Punto. Poi abbiamo un salto temporale, vediamo questa famigliola e vedremo gli sviluppi. Loro si trasferiscono, vedremo che il nostro Mr. Fox in realtà ha un po' di difficoltà a abbandonare la sua passione per il furto di prede, e non solo in realtà, e
E nulla, poi da qui parte una narrazione su cui non vi voglio dire nulla perché è davvero deliziosa e va scoperta. E tutti i personaggi sono meravigliosi, tutti i personaggi hanno una loro caratterizzazione molto macchiettistica, tipica di Wes Anderson alle volte, ma qui ovviamente ancora più forte perché comunque sia il tipo di prodotto, è un prodotto d'animazione un po' più scanzonato, in cui quella tipologia di personaggi funziona anche meglio, se vogliamo andare a essere pignoli, no? E quindi nulla, ragazzi, guardatevi Fantastic Mr. Fox, personalmente l'ho trovato squisito, il punto estetico che era la cosa che mi aveva tenuto più distante in realtà è meraviglioso, l'effetto pelo è incredibile, quindi insomma, guardate Fantastic Mr. Fox. Piccola nota a margine però. A un certo punto c'è una cosa che bellissima che mi ha fatto sorridere, i nomi scientifici degli animali, però Wes il nome scientifico, solo il primo è maiuscolo, il resto deve essere minuscolo. Ok? Vulpes, vulpes, prima V maiuscola, seconda minuscola. Giusto, si parlava di animali, volevi dire la tua, no? Ed andiamo al quarto film, che ancora una volta non è in ordine di gradimento. Stiamo parlando di un film danese. Ho approfittato di questa occasione per recuperare l'ultimo lavoro di Lars von Trier, ossia La casa di Jack. Anche se il titolo italiano non è bellissimo in realtà. Comunque sia, di che parla l'ultimo lavoro di Von Trier, la cui pronuncia probabilmente sto sbagliando? Parla di un serial killer, tale Jack, ed è una narrazione molto particolare perché abbiamo come una sorta, sembra quasi all'inizio di assistere o di sentire una seduta psichiatrica tra questo serial killer e qualcun altro, un'altra personalità. In questo dibattito Jack parlerà di sé. Ok, e lo farà esponendo 5 incidenti, così lui li chiama, che fondamentalmente saranno degli omicidi o dei momenti molto importanti della sua vita che comunque riguardano questa sua passione. Passione, tra virgolette. Questi incidenti andranno quindi a vedere delle tappe fondamentali nella sua formazione o quantomeno ci daranno modo di approfondire determinati aspetti del nostro antieroe, anche se già chiamarlo antieroe è difficile, perché lui è proprio uno psicopatico perfetto, è totalmente il serial killer che tutti sentendolo potrebbero sentirsi agghiacciare dentro, ok? Sentire la propria anima diventare sempre più piccola, perché Jack è un sociopatico a tutti gli effetti, ha ucciso tantissime persone, non sto evitando volutamente di darvi troppi dettagli. E comunque ognuno di questi incidenti ci darà da una parte la possibilità di approfondire questo personaggio, di capire qualcosa del suo punto di vista e soprattutto attraverso il dialogo fra Jack e l'altra persona avremo modo di capire un po' di più di quello che è il messaggio poetico che questo film e quindi il regista vogliono mandare. Perché in realtà dovete capire che oltre a entrare benissimo dentro la figura di questo psicopatico, al punto di riuscire a comprendere il suo punto di vista, pur restando agghiacciati da quello che fa, perché davanti avremo delle robe di un'efferatezza e di un livello di violenza mostruosa, ok? Ma capiremo di che sta parlando. E questo secondo me è già comunque un grandissimo, diciamo, successo da parte del regista, perché insomma, riuscire a farci entrare nel punto di vista di un sociopatico di questa portata non è banale. Oltre a questo, però, il film prende l'occasione di Jack, diciamo, di questi 5 incidenti, per farci un discorso ben più ampio, un discorso sulla morale, un discorso sull'estetica, un discorso sull'arte. E siccome l'arte dovrebbe essere totalmente scollegata da concetti come morale, per essere puramente libera. Tutto questo si interfaccerà con un montaggio e con degli innesti, potremmo dire, di inquadrature storiche, di altri elementi che serviranno proprio per espandere il discorso e per farci capire cosa intenda Jack. E sia ben chiaro che nella botta e risposta fra Jack e quest'altro personaggio, noi non avremo una visione idealizzata di Jack Ambulanza. Perché l'altra figura non si farà problemi a criticarlo, a dirgli questo è totale mancanza d'amore, quindi non è che prendiamo sto sociopatico e lo rendiamo la persona migliore del mondo, assolutamente no, lui è un sociopatico, lo vedremo per quello che è, ma avremo modo di capire ciò di cui sta parlando. C'è un discorso sulle icone
che può essere, per quanto folle, comprensibile ancora una volta. E insomma, sono tantissimi discorsi che in questo film vengono portati avanti da von Trier. E non è per niente banale nessuno dei discorsi che fa. In conclusione, poi abbiamo invece una chiusura che cambia notevolmente quello che noi stiamo vedendo e che cerca di contestualizzare e di espandere ulteriormente il discorso. Chiusura che ho apprezzato molto, anche se potrebbe per alcuni spettatori sembrare scollegata. In realtà è proprio il punto finale di tutto il discorso che sta facendo von Trier. Oltre questo, ci tengo solo a sottolineare per chi ha visto il film, visto che Jack scatta delle foto ma è più fissato, diciamo, sui negativi, che tutto il discorso che fa sulla luce, per come viene vista in negativo, l'ho trovato in effetti molto bello nel riuscire a farti capire esattamente il punto di vista del serial killer. E ripeto, non è per niente qualcosa di banale. Oltre questo, ovviamente, come tutti i film di von Trier, sto parlando del serial killer, ma spesso si parla proprio, e in questo film succede in modo palese, Andorra, per favore, non è il momento di giocare, che lui parli del suo cinema, con addirittura degli innesti dei propri film all'interno proprio del montaggio. Quindi, insomma, ok. Che c'è? Non si può giocare ora, Morina. Sto registrando. Tu fai rumore quando giochi. Non si può. Dopo aver visto questo film, ho deciso che voglio rivedermi tutta la filmografia del regista. Questo perché, personalmente, spesso mi sono approcciato ai suoi film in età non adatta, o quantomeno senza gli strumenti di analisi corretta, che da solo, proprio per assenza di cultura più ampia, non avevo ancora. Quindi vorrò rimettermi su tutta la filmografia di questo regista e riguardarla proprio grazie a questo film, che reputo forse comunque sia uno dei migliori tra quelli che ho visto. Ovviamente è sempre un film suo, ragazzi, quindi mettetevi davanti con la concezione che vedrete immagini forti, che vedrete messaggi forti, cose in grado di colpirvi con forza, perché questo è parte della sua cifra stilistica, del suo genio e del messaggio che è. Del discorso, ancora una volta, porta avanti in tutti i suoi film. Non ho detto nulla su tutta la questione della casa, che è il discorso anche centrale che si fa in questo film, con un'ossessione da parte di Jack, che è ingegnere, ma è anche nel suo profondo, vuole essere almeno anche architetto, sulla forma e sulla materia, che sono parte fondamentale nella costruzione di una casa. Non l'ho fatto volutamente e non dirò più di questo perché voglio lasciarvi vedere questo film, voglio dire davvero poco anche di questo film, perché come ogni opera d'arte importante va visto e vissuto. Ovviamente però, come dicevo, aspettatevi un film di questo regista, quindi ci sarà un'estetica bellissima, ma di cose agghiaccianti, di follie vere, ok? Quindi insomma, sapete a cosa andate incontro se volete vedere questo film. Detto questo, passiamo al prossimo. Ora, la prossima tripletta di film saranno tre film che hanno fatto la storia. Il primo di cui vi voglio parlare è un film che ha fatto la storia del messaggio che in certi film veniva mandato e veniva portato e che ha rivoluzionato certi modi di intendere la costruzione proprio di una storia, di una narrazione e quindi del messaggio che sottende questa narrazione all'interno del cinema. Gli altri due sono pezzi di storia del cinema, ok? Di tutti questi film vi dirò davvero poco, vi dirò però dal mio punto di vista quali sono le motivazioni per cui a livello di cultura filmografica vadano recuperati. Ed è il motivo per cui li ho ficcati a forza in questa Jarus Film Challenge. Il primo film di cui vi parlo è un film che tratta di viaggio. E il film non è altro che Easy Rider, un pezzo di storia americana. Perché dico che questo film è importantissimo dal punto di vista della narrazione del film e di quello di cui si parla? Dovete inquadrare innanzitutto questo film quando e se sceglierete di vederlo, qualora voi non l'abbiate già fatto, con il contesto storico in cui nasce. Gli anni a cui si riferisce dovrebbe essere il 68, l'anno di uscita. O forse era passato da poco, non mi ricordo di preciso. E sono troppo pigro per andare a vederlo. Sono andato a controllare, 69 l'anno di uscita, quindi sì. Erano degli anni molto tumultuosi per l'America, ok? Per darvi un po' il contesto storico che dovete immaginare. Erano gli anni dei figli dei fiori, erano gli anni in cui le
la patria della democrazia cominciava a sgretolarsi quasi sotto il suo stesso peso, perché in quegli anni tutto veniva rimesso in discussione dai giovani con un moto di rivolta disgustata quasi. Disgustata da cosa? Da quella che era la guerra del Vietnam, che falciava vite su vite, e che anche a livello ideologico cominciava a smuovere un po' quelli che erano i giovani americani. Era il periodo dell'uso delle droghe come moto di ribellione, ma anche, e in questo film è molto forte, come concezione di libertà assoluta. La libertà è forse il tema fondamentale di questo film. Erano gli anni in cui avevamo visto la morte di capisaldi della storia americana, capisaldi che dovevano rappresentare dei passi avanti. Stiamo parlando di Martin Luther King, di Malcolm X, ma anche del presidente Kennedy. Quindi un momento estremamente difficile di rottura di quella che era la nuova classe che stava nascendo, i nuovi giovani che volevano qualcosa di molto più ideologico, di molto più alto, di forse anche più in linea con quelli che sono i valori che l'America dice di voler portare avanti da sempre, e quella che era poi la realtà di fatto di una classe che invece era al potere e che voleva continuare a solcare determinate strade e che arrivava a sopprimere le voci che potevano portare una reale motivazione attraverso la violenza. Quello che si va a analizzare è proprio la figura, perché parla di viaggio, è la figura di due ragazzi sulla loro moto che vogliono girare l'America in realtà, partendo da un punto A per arrivare a un punto B, e nel farlo vogliono vivere la libertà, vogliono vivere le persone, e vogliono farlo nell'assoluta serenità. Non c'è quell'aspetto del figlio dei fiori che si vuole mettere da una parte e drogarsi e basta, no. Per loro la droga, come dicevo, è libertà. Questo rappresenta. E forse ovviamente c'è anche la punta di reazionarismo, si dice così, di rivoluzione, di rimettere in discussione tutto quello che era giusto o sbagliato, ma nel farlo senza andare a dar fastidio agli altri. Loro vogliono solo stare sulla strada e vivere la strada, vivere gli eventi che gli capiteranno, vivere gli amori se ce ne saranno, vivere gli incontri, e questi di sicuro ce ne saranno parecchi, ma andranno a scontrarsi con quella che è invece appunto il cattivo di questo film, che è l'America nel suo aspetto più retrogrado, nei suoi aspetti più di controllo, più di pressione sociale su questi giovani che vogliono semplicemente la libertà di essere diversi, di scegliere per se stessi un futuro diverso. E quindi ovviamente in quegli anni che succede? Succede quello che succede sempre: l'arte si fa portatrice dei messaggi, si fa reazionaria, si fa rivoluzionaria. Questo film è fondamentalmente un manifesto di quello che vogliono i giovani e di come parlare ai giovani, degli argomenti di cui bisogna parlare con i giovani. E da qui in poi molti registi verranno ispirati proprio a cercare di fare lo stesso, a cercare di attualizzare quali sono i discorsi da portare all'interno del medium cinema, del medium filmico. E ora, prossimi due pezzi della storia su cui dirò poco, ragazzi, sono solo contento di aver colmato quelle lagune, stavo dicendo, perché sono molto grandi come lacune, no? E detto questo, allora, innanzitutto, il primo film di cui vi voglio parlare è un classico ed è, pensate un po', Quarto Potere, un film del 1941 che ha fatto capire come si fa il cinema. E in effetti non è una cosa banale, è un film in bianco e nero, ovviamente, è un film di Orson Welles, torniamo indietro nel tempo, e è un film che ci parla fondamentalmente di una figura, un magnate nell'industria dell'informazione giornalistica, il suddetto quarto potere appunto, tale persona è Charles Foster Kane. Quando viene a mancare, un emittente televisivo vuole realizzare quello che è uno speciale, un documentario, quasi un biopic, potremmo dire, su questa figura. Quindi quello che noi andremo a vedere è proprio un ricostruire quella che è la storia di questa persona. Chi era Charles Foster Kane?
Tutto partirà dalle sue parole finali, Rosabella. Chi è sta Rosabella? Era una donna? Era qualcuno? Cos'era? Cosa rappresenta Rosabella? Indaghiamo su questo, cerchiamo di dare agli spettatori qualcosa che sia più di una carrellata ben montata della vita di Charles Foster Kane. Carrellata che tra l'altro vedete negli istanti iniziali del film, che vi danno già l'idea di chi si andrà a parlare, per poi sviscerarlo un pezzo per volta. Ora, questo film è passato alla storia, quindi davvero che ve devo dire, ragazzi? Sta nei manuali di cinema, di come si fa il cinema. E il motivo per cui va visto è proprio questo, perché abbiamo delle intuizioni che arrivano tra l'altro in un'opera prima, cioè questa è la prima roba che ha fatto quest'uomo, che rivoluzionano completamente il modo in cui si costruisce un film, il modo in cui si inquadra un film. Il modo in cui va gestita una telecamera, un'inquadratura, il modo in cui vanno diretti gli attori, con spesso una struttura a tre livelli che mi è piaciuta tantissimo visivamente, in cui le persone che parlano sono disposte su punti differenti, ma questo ci dà una profondità di immagine incredibile, con inquadrature che per la prima volta inquadrano dal basso, dandoci un'idea di imperiosità di questa figura, tra l'altro interpretata da Orson Welles stesso. E ragazzi, è storia del cinema, cioè c'è poco da fare, va visto proprio per questo. Oltre questo, ovviamente, questo biopic, diciamo così, per usare un termine moderno, va a identificare quella che è una figura, che il nome è formalmente inventato, ma in realtà si ispira a una figura storica reale. E va a fare un'analisi anche abbastanza tagliente della personalità, ecco, così difficile di quest'uomo, che negli anni fondamentalmente ha fatto terra bruciata attorno a sé. E quindi poi c'è anche un po' una riflessione su quello che è il potere come entità, diciamo cosa ti dia e cosa ti tolga, soprattutto, con una, poi vabbè, una chiusura di film che va proprio a farti capire questo, a mandarti questo messaggio. Io non entro nel dettaglio perché magari c'è qualche altro folle tipo me prima della visione che ancora non lo conosce. È forse l'unica cosa, volendo, che si può dire dal punto di vista proprio tecnico, è che rispetto a altre opere di Orson Welles si nota che è un'opera prima, e si nota perché la sua presenza registica, con determinate inquadrature che sono dei virtuosismi e che quindi ti fanno dire quel wow, sono molto presenti, cosa che invece, portando avanti il suo cinema, alla fine si ridurrà un po' per cercare di dare una visione che sia sempre sbalorditiva, ma meno, diciamo, evidentemente costruita. Mettiamola così, anche se ovviamente è anche attraverso la costruzione delle inquadrature, delle scenografie che vanno proprio a braccetto con le inquadrature, col posizionamento degli attori, con tutto, ragazzi, che questo film è diventato così famoso. Che altro dire? Guardate ovviamente questo film, guardate Quarto Potere, perché va visto, perché è storia. Ovviamente è un film in bianco e nero, quindi aspettatevi dei ritmi un po' diversi dai film moderni, ma devo dire, io che soffro molto la lentezza dei film in bianco e nero, per questo film non l'ho sofferta quasi per niente, proprio perché si vede che è un film in bianco e nero, ma è fatto come Cristo comanda, anzi, come Orson comanda in questo caso, dovremmo dire. E l'ultimo film di cui voglio parlarvi è un film che avevo iniziato e mai finito. Mai finito perché? Perché l'ho iniziato da piccolo ed era troppo pesante per quanto mi riguarda, non avevo gli strumenti di analisi necessari e ancora una volta sono qui su YouTube a dirvi quanto ero ignorante. Stiamo parlando di 2001 Odissea nello spazio, forse uno dei capolavori indiscussi di Kubrick. Oggi sono qui per dirvi che, bene, l'ho potuto recuperare finalmente ed è un pezzo di storia del cinema, ancora una volta, un altro di quei film, 68 se ricordo bene l'anno di uscita, che rivoluzionerà il cinema, rivoluzionerà l'immaginario del mondo fantascientifico e rivoluzionerà proprio anche ancora una volta le tecniche su come mettere in scena determinate cose. Diventerà ancora una volta, ragazzi, un punto fondamentale della storia della settima arte. Quindi, sistema del cinema, vedetelo, ok? Poi vabbè, Kubrick è Kubrick, che gli volete dire? Questo film è stato una rivelazione vederlo oggigiorno, per fortuna aggiungerei, perché intanto abbiamo un po' più di strumenti, poi mi ha rimesso in prospettiva molti altri film che avevo visto come Tree of Life di Malick, e
Perché di che parla rapidamente, anche se non credo serva? Il film è diviso in momenti, in atti. Si parte dall'origine della specie umana fino all'oltre uomo, potremmo dire. Ora, questi tre momenti portano avanti delle analisi e dei significati e una riflessione, la portano avanti all'interno del film, ma anche sotto punti di vista diversi, andando a vedere proprio momenti diversi della nostra evoluzione, prevalentemente come esseri pensanti. In che senso? Innanzitutto, tutta la prima sessione, ragazzi, è storia del cinema, su come inquadrare, mettere in scena, musicare qualcosa. Abbiamo la nascita della nostra specie da quelli che erano dei primati più semplici, attraverso però non l'evoluzione darwiniana, come da naturalista sono fiero di dire sia andata, ma attraverso una sorta di momento creativo. Arriva un monolite, il monolite più famoso della storia, penso, arrivando da chissà dove. È impenetrabile la sua natura, è impenetrabile la sua matrice, forse divina, forse da una specie superiore che possiamo identificare comunque come quasi divina per quanto ci riguarda. Il momento in cui un gruppo di questi primati tocca questo monolite, avviene la scintilla della creazione di ciò che siamo come specie pensante, il controllo della nostra specie sulla natura, sugli oggetti che lo circondano, controllo che però passa in questa narrazione attraverso la violenza, attraverso quello che è la consapevolezza dell'utilizzo degli oggetti come armi nello scontro con le altre specie, nello scontro con la natura. Cosa che ci farà fare quel passo di specie che ci porterà a dominare l'ambiente, ok? E diventerà fondamentalmente poi, nel corso dei millenni, quello che siamo oggi. E qui ci avviciniamo poi al secondo blocco, al blocco centrale, che è anche il più corposo del film. E blocco centrale che vede ormai un'umanità che è arrivata praticamente a conquistare ciò che è la Terra e a volgere l'attenzione allo spazio con numerose colonie spaziali, e che però sembra in qualche modo aver riscoperto la presenza del monolite da qualche parte. Questo momento centrale in realtà diventerà poi quasi diviso in due parti, perché da una parte avremo il tendere ancora una volta a questo monolite, cercando fondamentalmente di arrivare a comprenderlo. Cosa che, per quanto mi riguarda, questa è la mia analisi, potrei anche essere in totale erroneità, e anzi vi invito, qualora voi mastichiate tanto cinema, a parlarne qui sotto. E c'è anche tanta filosofia, tra l'altro, in questo film, quindi possiamo parlare anche di quello volendo. E fatto sta che l'interpretazione che io ho dato di quello che ho visto è che è come se ci fosse una critica a quella che è la nostra razionalità, al nostro intelletto, al nostro cercare di controllare il mondo tramite la ragione. Quasi come se, per quello che siamo a livello evolutivo, grazie a quella scintilla divina, l'unico modo che abbiamo per controllare tutto è la forza, e la ragione ci porterà in una direzione negativa. Questo è rafforzato, secondo me, dal secondo blocco di questa parte centrale, ossia il viaggio Discovery. Si partirà a un certo punto con una nave, con varie persone che stanno addormentate in criostasi, classica da film di fantascienza, che stanno andando verso un segnale che sembrerebbe essere collegato proprio a questi monoliti ancora una volta. E tutta l'astronave è gestita da HAL 9000, un'intelligenza artificiale. Ora, innanzitutto, ragazzi, siamo nel 68, tutto quello che si vede in queste sequenze di fantascienza è ciò che è diventato il futuro. Pensate a Siri, pensate ai tablet che sono presenti, pensate alla concezione anche estetica nel cinema e nella realtà poi delle basi spaziali, e pensate alla costante rotazione di elementi nelle basi spaziali per ricreare la gravità, tra l'altro con delle soluzioni registiche che sono geniali, geniali davvero, incredibili, e che ovviamente ancora una volta hanno dettato come si fanno determinate cose. Quindi, oltre a tutto questa estetica, però, abbiamo in questa parte una riflessione sulle intelligenze artificiali, che ho trovato sicuramente avveniristica per il tempo, dal mio punto di vista, che noto sempre più come, quando si parla di intelligenze artificiali, si tende a sottolineare più gli aspetti negativi, quella paura da Terminator style,
che possano uscire fuori dal nostro controllo e utilizzare la loro razionalità per dire tocca eliminare le persone? Questo un po' mi è dispiaciuto perché l'ho trovato un po' banale, ma l'ho trovato banale oggi. Verosimilmente, quando è uscito questo film, era un momento importante e soprattutto, mi ricollego a quello che stavo dicendo prima, questo elemento serve probabilmente ancora una volta per rafforzare una sorta di critica verso il nostro approccio razionale al mondo nel cercare di controllarlo, nel cercare di fare andare tutto per il verso giusto. Come se messaggio implicito di questo film fosse c'è qualche elemento che non stiamo considerando in questo modo di gestire le cose che ci porterà in una via in cui non possiamo avere la supremazia sul mondo, sull'universo attraverso il raziocinio. Questa ancora una volta è la mia interpretazione, potrebbe essere sbagliata, quindi vi invito ovviamente a commentare qui sotto. E l'ultimo blocco è però legato ancora una volta con uno scatto evolutivo, con il raggiungimento del prossimo stadio evolutivo, del superuomo, potremmo dire, dello Space Boy, una nuova rinascita per quello che è l'essere umano, inteso come entità nella nostra specie, un momento in cui si riflette sicuramente anche sul concetto di tempo, sul concetto di spazio. Mettendo in scena quella che è una visione che oggigiorno ad alcuni potrà sembrare non perfetta, ma che dal mio punto di vista invece è invecchiata benissimo e ci mostra proprio l'essenza di tantissimo cinema successivo e anche di messa in scena di determinati viaggi astrali e momenti, appunto, cito Tree of Life, che si ricollega tantissimo secondo me alla messa in scena di quest'ultima parte e della prima parte di questo film. E stiamo parlando ora del terzo blocco, ragazzi, non so se sono stato chiaro. In questo momento quindi si chiude un po' la riflessione sulla nostra concezione di specie e ancora una volta inquadrata su un'evoluzione possibile solo attraverso cause esterne, solo attraverso scintille divine, potremmo dire, o ancora una volta di specie superiori, chissà, attraverso un momento, un contatto con l'ignoto che ci rende qualcosa di diverso, ci permette di avanzare come se da soli non si riuscisse ad evolvere, come Darwin insegna. Non dirò altro su questo film, un po' perché ancora una volta io penso che possiate trovare delle analisi sicuramente migliori ovunque, anche qui su YouTube, perché stiamo a parlare da un pezzo di storia del cinema. Detto questo, questa puntata della Gyros Film Challenge si conclude, e ovviamente anche questo è un film che assolutamente dovete vedere e dovete recuperare qualora non l'abbiate fatto. È un film che può essere pesante per molti, me ne rendo conto, ma se volete capire un po' di cinema, se volete arrivare ad analizzare un po' quello che è questo linguaggio e soprattutto a capirne l'evoluzione, è un film che va visto. Dal mio punto di vista, purtroppo, oggigiorno, sia questo che Quarto Potere perdono un po' della loro scala, nel senso che sono film che averli visti nel momento dell'uscita ci avrebbe dato davvero l'esatta prospettiva di quanto sono rivoluzionari. Oggi un po' il linguaggio dei film e il cinema moderno hanno captato e sono cresciuti da quelle basi, quindi ovviamente si sono strutturati e quindi quelle intuizioni che potrebbero essere geniali negli anni in cui sono usciti questi film, oggi perdono un po' di scala, quindi potreste non notarne la grandiosità. Però c'è tutta, ragazzi, ve lo dico tranquillamente, andatevi un po' magari ad informare su quei passi enormi che hanno incrementato e hanno portato a livello proprio di direzioni artistiche, di messa in scena, di costruzione delle immagini, di montaggio, di uso della colonna sonora, di tutti questi elementi. Perché sono grandiosi. E nulla. La chiudiamo così, quasi con un'ode al cinema delle origini. E spero che questa puntata sia stata interessante. Volutamente, non ho voluto approfondire troppo ciò che c'è dietro questi tre film andando a leggere in giro, ma ho voluto cercare di fare un'analisi legata ancora una volta a quelle che sono le mie conoscenze, perché l'intenzione di questi appuntamenti non è tanto portare delle analisi dettagliate come ho fatto per Martyrs o come ho fatto per tante altre cose, ma è quello di portarvi un contenuto più onesto di ciò che mi ha colpito di quel film, delle riflessioni che in me sono partite e non tanto di quello che a seguito di quel film potrei andare poi ad approfondire e a riconoscere come parte del linguaggio filmico o della filosofia moderna e così via.
Detto questo, ragazzi, quindi vi saluto, vi ringrazio, ringrazio tutti i Patreon, vi ricordo di andare sempre sul canale Robert Hooks per approfondire anche i suoi film nella sua Gyros Film Challenge e chissà se riuscirà a stare sotto i 15 minuti, io la vedo difficile. Io personalmente non mi faccio minimamente problemi per le tempistiche e quindi vi saluto e ci si vede qui la prossima volta. Ciao belli ed alla prossima!